Raffaele Morelli, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Eccoci a voi, come qua. State? Bene, molto bene. Abbiamo appena parlato di sole che fa bene all'umore, insomma, non troppo alla pelle, ma all'umore moltissimo. Ma soprattutto questa mattina, caro Raffaele, noi abbiamo trattato un tema in linea diretta, un tema che ha ideato Giuliani, quindi glielo porrà proprio lui. Ma sai, nulla di nuovo, ma di estremamente interessante. Noi e la vendetta. Come ci sentiamo dopo esserci vendicati? E abbiamo sentito di tutto. Ma come vi vengono in mente queste idee così forti? Non lo so come si è svegliato stamattina Giuliani. Che varcano il sole estivo. Ma guarda, in realtà l'idea ci è venuta chiacchierando ieri in linea diretta con un ascoltatore. Non mi ricordo perché siamo finiti. Lui è finito a parlare sorridendo di vendetta, eccetera, eccetera. E ci siamo detti, però questo è un grande tema, perché... E abbiamo sostenuto stamattina, magari sbagliando, Raffaele, ma tocca a te, ci siamo cascati tutti, almeno nel desiderio, magari solo per un momento, poi abbiamo fatto marcia indietro. Ma insomma, Guarda, la vendetta è un grande tema. Perché? Perché qualsiasi cosa che ci ha ferito, qualcuno che ci ha insultato, che ci ha fatto del male, che ci ha tradito, la vendetta scende in campo ed è un valore difensivo. Pensando di vendicarmi, io mi allontano dal dolore. Quindi la vendetta è molto utile se pensata. Quando diventa un nemico la vendetta? Quando incomincia a far parte della nostra vita, quando passo il tempo a pensare, fra 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, gliela farò pagare. E quella frase che ti dice, no, aspetta il nemico dall'altra parte del fiume che prima o poi arriva, in realtà dovrebbe farci riflettere che noi occupiamo mesi, anni della nostra vita per vendicarci, no? E in realtà quello ci porta via, ci soffoca. Sono 3 i grandi temi, caro Fulvio e caro Giusy. Che differenza c'è tra la vendetta, il perdono e l'oblio? Allora, i greci non conoscevano la parola perdono. La Bestalov, che è stata una grande studiosa di questi problemi, che è molto importante per la psicoterapia, è molto importante ricordare la ferita che abbiamo subito o dimenticarla. Ecco, i greci conoscevano la parola oblio, perché dicevano che quando andiamo a dormire il cervello dimentica e noi dobbiamo imparare a dimenticare i torti subiti, non a perdonarli, perché perdonarli vuol dire diventare buoni, no, dolci e quindi artificiali. Invece dimenticarli, allontanarci da ciò che ci ha ferito, perché tutto il tempo che dedichiamo alla vendetta, a pensarci, a ragionarci, ci sottrae capacità vitali, forze creative e soprattutto ci sottrae parte del nostro destino. Interessante, no? Sì, moltissimo, Raffaele. Mi chiedevo però, perché credo non sia semplice, a volte alle persone mancano proprio gli strumenti, no? Per passare all'oblio senza nemmeno passare da quel secondo spazio che è un po' il perdonare, no? Quindi come si fa a dimenticare completamente qualcosa che magari ti ha fatto tanto male, come abbiamo ascoltato stamattina dagli ascoltatori? Vedi, tra i giornalisti più idioti che ci tocca di sentire sono quelli che quando qualcuno ha subito per esempio un delitto, no, gli è morta la moglie, ha subito un'aggressione, la prima cosa che gli domandano è: lei potrà perdonare? Ma il perdono semmai si forma nel tempo, in molto tempo, no? E l'oblio è molto più importante del perdono. Perché è molto più importante? Perché proprio ti stacca, ti allontana. Come si fa a cercare l'oblio? Ma nella nostra mente non dobbiamo mai dimenticarci, mai, che esistono sempre 2 lati: quello che è identificato, attaccato al torto subito, alla violenza, al dolore, e quello che è fuori da tutto questo. È come se noi quando abbiamo subito anche un'aggressione grave, poi tenessimo la mente sull'aggressione, dicessimo gliela farò pagare, guarda cosa mi ha fatto, eccetera, oppure se potessimo spostare la mente e dire: adesso mi immagino di essere su una distesa dove guardo il mare, così facevano i greci, guardo il mare, guardo l'armonia, guardo la bellezza, guardo la donna che mi piace, guardo i miei desideri. Ecco, allora si formano dentro la mente da un lato la parte ferita, ma dall'altro lato la parte che ripara, perché la nostra immaginazione ripara le ferite. Questo bisogna sapere, la gente deve capire che quando c'è un grande disagio subito, la prima cosa da fare è sentire sì il dolore, accoglierlo, non opporsi, ma poi immaginare. Immaginando noi stiamo mettendo nel nostro cervello, stiamo mettendo le sostanze della riparazione, un po' come quando si forma la cicatrice. Raffaele, tra l'altro tu lo hai sottolineato, ma ribadiamolo, questo non è un discorso buonista, neanche da lontano. I tuoi riferimenti
ai classici ci ricordano che i greci avevano l'oblio, i romani avevano la damnatio memoriae, non era esattamente un sentimento dolce, gli egiziani addirittura arrivavano a scalpellare i volti dei faraoni di cui volevi cancellare il ricordo, perché neanche nei bassorilievi ci doveva essere il volto, che so io, di Hatshepsut, la faraona che doveva essere cancellata dalla storia. Questo per dirci che non c'è nulla di buonista in tutto questo, anzi. Assolutamente, anzi, addirittura pure abbiamo detto che il perdono, secondo me, il perdono che viene dal cattolicesimo, anche dall'ebraismo, il perdono secondo me è inferiore all'oblio nel senso più profondo del termine, no? Dimenticare vuol dire uscire da un sistema, perdonare vuol dire essere buoni, guarda come sono buono, amo il mio nemico, ma questo è molto più artificiale. In realtà non voglio fare un discorso religioso, ma un discorso sulla salute mentale, no? Se tu sei sempre lì a pensare a ciò che ti ha ferito, tu lo stai scolpendo dentro di te. Plotino diceva: non scolpisci la tua statua, ma la tua statua, non quello che ti è successo. E questo vale per tutti noi. Noi dobbiamo scolpire la nostra identità. E la nostra identità non è ciò che ci è accaduto, ma è andare sempre di più verso ciò che ci caratterizza. Questo è il percorso. E pensare mesi, anni. C'è gente che ha dei rancori che durano anni. I rancori sono terribili perché sono dei veri e propri nidi di seppia che attaccano il cervello, lo aggrediscono, no? E soprattutto ti tolgono la cosa più importante, la qualità della vita, delle tue capacità. Non devi mai dimenticarti che dentro il dolore, dentro il disagio, dentro il torto subito ci sono delle capacità che non vanno soppresse, perché se il rancore le chiude, tu dopo non hai più la potenzialità per andare avanti. Diventi soltanto, sai quante volte ci succede, Fulvio, di essere noi e il torto subito, no? E tutta la giornata magari stiamo facendo delle cose piacevoli, ma dopo un po' torna quel pensiero. Ecco, noi dobbiamo invece portare la mente sull'immaginazione per staccarci da quel pensiero, perché noi non siamo soltanto quelli che hanno subito il torto che devono vendicarsi, ma siamo anche altro, tanto altro. Chiaro, perché il rischio è proprio l'identificazione con qualcosa che ci ha fatto male, diventa terribile. Esatto. Raffaele, grazie davvero. Complimenti anche per la conoscenza degli egizi, dei greci e dei romani. Giuliani. Un abbraccio. Nostro storico. Ci sentiamo martedì, grazie Raffaele, naturalmente.